Amnesty International Liguria torna al valico di San Ponte San Ludovico per l'ottavo anno. Qual è la vostra richiesta? La nostra richiesta è che l'Italia e l'Europa adottino delle politiche responsabili e rispettose dei diritti umani per la gestione dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale. Questi sono stati dei mesi terribili in un contesto che era già particolarmente grave da diversi anni, che non è più neanche definibile emergenza da quanto è diventato costante e grave nel tempo. Quelli a cui stiamo assistendo sono in questi giorni in Grecia e qualche mese fa a Cutro, sono dei naufragi in cui hanno perso la vita decine e decine di persone che ci stanno facendo ritornare alla mente al 3 ottobre del 2013 sulle coste di Lampedusa, ed è una situazione che nel 2023 non può più essere accettata. Occorre che venga fatta una politica responsabile di gestione di questi flussi migratori, occorre che vengano adottate delle politiche condivise a livello europeo, italiano e non solo, e occorre che cessi immediatamente tutta la politica di repressione delle ONG che salvano vite in mare, fanno un lavoro prezioso e fondamentale che dovrebbe fare però essere svolto a livello istituzionale. Tra l'altro ci sono ancora morti anche qui al confine di Ventimiglia e la prefettura ha aperto il primo PAD, il punto di accoglienza diffusa. Siete soddisfatti di questo? Lo ritenete sufficiente? Sarebbe sufficiente non solo una politica condivisa che con la Francia si incarichi della gestione di queste persone e anche delle loro volontà di potersi spostare liberamente, essendo questo un loro diritto umano, ma deve essere anche una politica che garantisca tutti i servizi minimi a queste persone, quindi una struttura con tutti i servizi necessari in grado di accogliere tutte le persone che si trovano e che non costringa più a fenomeni di persone che non riescono a mangiare, fenomeni che si sentono, di persone che si sentono male, che devono dormire per strada. Queste cose qua non sono più accettabili. Allora cominciamo. Grazie mille a tutti e tutte di essere qua. Merci beaucoup. Bonjour, io sono Francesca, sono la responsabile di Amnesty International Liguria. Vi ringrazio di essere qua in questa giornata in cui celebriamo la giornata mondiale del rifugiato, istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Di Sanremo e mi occupo tra le altre cose di diritto dei migranti. Il mio intervento riguarda Cutro, Cutro che come località e Cutro come decreto legge. Noi italiani che con la testa e forse ancora di più con il cuore ci occupiamo di chi raggiunge l'Europa da lontano e dopo mille peripezie, dallo scorso febbraio abbiamo aggiunto alla nostra geografia una nuova località finora sconosciuta. Cutro, un paese in provincia di Crotone, dove il 26 febbraio scorso, a pochi metri dalla riva, un'imbarcazione proveniente dalla Turchia e carica di migranti si è spezzata e inabissata, causando la morte di quasi 100 persone, di cui un terzo bambini, i cui cadaveri, quel giorno e nei giorni seguenti, sono stati raccolti sulla spiaggia. Questo fatto terribile, ripetutosi drammaticamente in Grecia pochi giorni fa, ha avuto molta risonanza in Italia e nel mondo. Sono mosse critiche sui soccorsi, certamente non tempestivi, e la vicenda è oggetto di un'indagine giudiziaria. Alcuni giorni dopo è accaduto un fatto insolito. Il governo italiano si è riunito proprio a Cutro, ma non sulla spiaggia o in mezzo ai superstiti, dimenticati in quell'occasione, ma ricevuti a Roma dalla Meloni alcuni giorni dopo per rimediare. E ha emesso un decreto legge, ossia un provvedimento legislativo urgente, che è diventato legge a circa due mesi, a tutti gli effetti, e ha come oggetto nuove regole sui flussi dei lavoratori stranieri, quindi sull'ingresso in Italia di quote di extracomunitari che devono coprire posti di lavoro vuoti e sull'immigrazione clandestina, inasprendo le pene per gli scafisti. Inoltre questa legge non incide né sulle regole per i salvataggi in mare e non crea nuovi canali per entrare regolarmente in Italia, ma modifica le disposizioni già esistenti in materia di immigrazione con qualche peggioramento rispetto alle ultime norme in vigore. Premesso che i governi italiani degli ultimi anni, indipendentemente dall'orientamento politico, hanno preso decisioni di carattere emergenziale e spesso censurabili sulle migrazioni, ricorda a questo proposito gli accordi con la Libia,
fino ad oggi prorogati, nonostante sia noto il trattamento riservato in quel paese ai migranti. La nuova legge modifica alcune regole relative ai permessi di soggiorno per lavoro e restringe la durata del permesso di soggiorno per i ragazzi che diventano maggiorenni e che sono arrivati in Italia da soli da minorenni. Non dimentichiamo che l'Italia ha dal 2017 una legge all'avanguardia in Europa per i minori stranieri non accompagnati. I richiedenti asilo che non entrano in Italia grazie a corridoi umanitari vengono esclusi dal sistema di accoglienza e integrazione che distribuisce i migranti nei comuni italiani disponibili ad accoglierli, mentre i centri destinati ai migranti possono essere assegnati a gestori con procedure semplificate, il che pone dubbi sulla scelta dei gestori senza accurati controlli, alla luce di fatti noti alla cronaca avvenuti anche in questa zona. Vengono esclusi servizi essenziali tra le modalità di accoglienza, quali l'assistenza psicologica o i corsi di italiano. Si riducono i casi per i quali si può chiedere la protezione speciale, quando non si può ottenere l'asilo politico o la protezione sussidiaria, casi che invece erano stati ampliati dal precedente governo, e la possibilità di convertire il permesso di soggiorno speciale in permesso di soggiorno per lavoro, stabilizzando così la posizione in Italia di quella persona. Si prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti negli hotspot o addirittura nei centri di permanenza per i rimpatri, che sono di fatto prigioni amministrative dove gli ospiti vengono privati della libertà e tenuti in condizioni incivili.